Lettori e lettrici dell'Osservatore Cerrano, paesani e paesane carnali della pagina Casa Teatro, di nuovo buonasera da Vincenzo Maria Pulcrano, in diretta nell'angolo tra Corso Italia e Corso della Resistenza. Ci troviamo esattamente nell'aiuola di Piazza San Pietro. Non vi dico, le strade sono piene, pienissime. Sta per arrivare la prima scena, quindi vediamo anche il dettaglio per quanto riguarda i figuranti da vicino. Comunque volevo ringraziare tutti gli amici, abbiamo letto qualche commento interessante. C'è la testa di Peppe, perdonami. Ecco signore, scusi. Grazie. Arriva la prima scena, mira a riportare alla mente l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, mentre egli con i suoi discepoli si apprestava a celebrare la Pasqua. Per gli ebrei la Pasqua è il ricordo della benedizione, della liberazione del popolo dalla schiavitù egiziana. Questo è l'ingresso in Gerusalemme, eccolo, lo vedete. Sono qui rappresentati Gesù e una moltitudine di genti recante in mano delle palme. Fu così che quel popolo accorse Gesù mentre faceva il suo ingresso a Gerusalemme, riconoscendolo come il Messia. C'è la seconda scena, ultima scena. Fate questo in memoria di me. La seconda scena riporta alla mente l'ultima scena che Gesù condivise con i suoi apostoli. In quella sera, di vitale importanza per i cristiani, Gesù istituì l'Eucaristia offrendo se stesso, il suo corpo e il suo sangue per la remissione dei peccati. Di lì a poco sarebbe morto in croce, offrendo tutto se stesso in obbedienza al Padre e per amore dei suoi figli. C'è Gesù col calice, i ragazzi con il pane e il vino, i 12 apostoli, li vedete, tra i quali Giuda Iscariota, che poi lo tradì. C'è la scena del tradimento, eccola che arriva. La scena del tradimento, ma ecco la mano che mi tradisce con me, sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. Mentre parlava ancora, ecco una turba, e colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, lo precedeva e si accostò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse: Giuda, tradisci tu il figlio dell'uomo con un bacio? Il tradimento di Giuda ha condotto alla morte di Gesù, ma Gesù stesso ha trasformato questo tremendo supplizio in spazio di amore salvifico, in consegna di sé al Padre. Nel suo misterioso progetto salvifico, Dio assume il gesto inescusabile di Giuda come occasione del dono totale del Figlio per la redenzione del mondo. Stiamo parlando della terza scena, che è il tradimento. Vediamo in queste scene fermi i 12 apostoli. Faccio mia un po' di camera, pian piano. I nostri mezzi sono umili, però cerchiamo ogni anno di portarvi emozione anche oltre oceano. Qua le strade sono super affollate, vedete, vi faccio vedere uno scorcio
delle persone presenti, siamo alla terza scena, eccola. Attendiamo la quarta scena, subito dopo quella del tradimento, che è la condanna a morte. La condanna a morte, che è anche una scena molto molto importante, una scena molto forte, una scena che racconta quello che Gesù ha passato davanti a Ponzio Pilato per la scelta tra Gesù e Barabba attraverso il popolo. La processione è ferma anche perché, devo anche raccontare questa cosa, ci sono delle pause durante il percorso perché noi attendiamo giustamente il calar della luce per andare, tra virgolette, nelle tenebre affinché la crocifissione abbia un suo percorso emozionale. Quindi attendiamo tutti quanti a Piazza Castello questa oscurità per darci anche quella sensazione di partecipazione alla crocifissione di nostro Signore. Ecco, sta partendo in questo momento, ve l'ho detto anche già prima, ci sono 3 radio durante il percorso in FM attraverso la 104 che danno voce ognuno con l'altro. Questa è la scena che va a concludersi, c'è la condanna a morte. Eccola, Gesù arrestato viene condotto davanti al Sinedrio per essere interrogato. La parola Sinedrio, che significa assemblea, indicava il Consiglio Supremo dei Giudei, composto da 70 membri e presieduto dal sommo sacerdote. Al tempo della condanna di Gesù era sommo il sacerdote Caifa, ma troviamo anche il suo predecessore Anna, che restava ancora molto influente nelle decisioni del Sinedrio. Ecco, vediamo il Sinedrio. Questa è una scena molto bella, molto trafficata, i costumi sono meravigliosi anche quest'anno, tra virgolette la maggior parte dei costumi sono diventati anno dopo anno proprietà della Chiesa, della comunità, del suffragio. Sta arrivando la scena più bella. Sta arrivando la scena più bella. Spero di potervi prendere in diretta la caduta di Gesù. Anzi, inviterò qualcuno, qualche amico che in persona, qualche soldato, di farlo cadere proprio qua davanti a voi. È una scena molto, molto, molto importante. Ringrazio tutti voi, da tutte le parti del mondo mi state contattando, io saluto Chicago in questo momento, Baltimora, tutti gli amici che sono in quel ristorante di Chicago, una decina di famiglie acerrane, saranno una settantina di loro, un saluto alla famiglia Caprio, voi siete in diretta da Piazza San Pietro, ai microfoni per voi, sia per l'Osservatore Acerrano che per Casa Teatro APS, Vincenzo Maria Pulcrano. Da stamattina che stiamo lavorando, abbiamo avuto appunto già stamattina in redazione una riunione, eravamo in 6 di noi ed erano pensate le 6:25 di stamattina per organizzare alla meglio questa diretta della processione.
tra virgolette, senza presunzione, con molta umiltà, credo che ci stiamo riuscendo. Ringrazio ancora Alba Lupoli che ci ha dato questa postazione magnifica, voi l'avete vista dall'alto, in questo momento ve la faccio vedere, diciamo, quasi in primo piano, in strada, e poi stasera la concluderemo a Piazza Castello. Voglio rivolgermi un momento alla telecamera a me, ecco, sono qua, tantissime le persone dietro di me che vedete. La strada di Ocella è super, super, super affollata. Simone La Montagna, Vincenzo Pereucrano, grande di voi, grazie. L'emozione, 758 km di distanza. Dio benedica voi, ciao Concetta Girardi. Vabbè, cambio, eccola. Lo faccio altrettanto con l'osservatore Acerrano. Vediamo se ci riesco. Buonasera a tutti, sono qua per voi, siamo nell'angolo, proprio nella curva di Piazza San Pietro. Questo qui è enorme, la processione, io lo sto guardando ad occhio nudo, è lunghissima, non vedo nemmeno la Madonna, né tantomeno il Gesù cullato. Tantissime scene, bei costumi. Ecco, vi ridò la linea. Spero che le immagini e l'audio vi arrivano nel migliore dei modi. Cerco solo di fare qualche inquadratura in più per non rimanere fisso. Adesso voglio essere pronto, voglio essere pronto per la caduta, perché sta arrivando la scena sia crocifisso. Questa è la croce. No, questa scena qua me la faccio in movimento. Questa scena me la voglio fare in movimento, quello che ho sempre fatto in tantissimi anni, da 44 anni, quello che ho fatto con grandi telecamere pesantissime e quello che posso fare con un semplice treppiedi che non pesa nemmeno un chilo. Io voglio prendervi questa caduta di Gesù. Il rullante è Pino Pulcrano, 38esimo anno, anzi qualcosa in più, di processione. Ecco, allora io faccio una cosa. Amore, puoi metterti qua al posto mio? Mantieni questo? Tieni, grazie. Tienimi il posto. Io la voglio fare proprio. Lo voglio fare proprio per voi, guardate. Guardate. Eccolo, questo è emozionante. Guardatelo. Pino, ecco, lui è Pino. Gesù è impressionante, non faccio nessuna preferenza, Pasquale Tortora, Pasquale Esposito rimarrà nella sole o Baccalaiuola, ma Ignazio Zaffardino, eccolo, è impressionante. I soldati, vi faccio vedere, ecco, c'è anche Vincenzo Piccolo, che sono più di 40 anni, la storia della processione. Guardate questo volto, guardate questo volto, è spettacolare. Nella sua interpretazione, guardate gli occhi,
spettacolare. Solo un ascellano doc, un ascellano vero, può toccare queste emozioni. Ecco, ve lo do, ragazzi. Qui ci dovrebbe essere la caduta. Dietro ai ladroni. La cattiveria di brave persone per dare l'emozione della morte di Gesù, perché attraverso la morte ha dato la vita eterna. Non da meno Balash, Vincenzo Piccolo, e poi si sono susseguite tante persone nell'impersonare appunto i ladroni. Ve li faccio vedere i ladroni, eccoli i ladroni. Non voglio perdere assolutamente la caduta che avverrà in questa signora, mi perdoni, è la stampa, non volevo, c'è sempre anche quella persona che non vede, però giustamente c'è il vescovo, eccolo, eccolo il vescovo, c'è il vescovo. Vincenzo Castaldo che mi saluta, un'emozione unica, straordinaria. Il prefetto di Napoli. Sì, il prefetto di Napoli? Sì, sta vicino al vice. Eccolo qua, il prefetto di Napoli, perché voglio farvi vedere. Eccolo qua, il prefetto di Napoli, eccolo, presente il prefetto. Eccolo, il prefetto. E attendiamo appunto che la processione vada avanti. C'è anche tra virgolette un religioso silenzio. Ecco il primo ladrone, il secondo ladrone è Gesù. Allora in questo punto dovrebbe cadere Gesù. Dove c'è quello striscione bianco?
Ecco, la Veronica. Vedete la compostezza nella interpretazione di ogni singolo personaggio? La compostezza nella interpretazione. Queste sono le figlie di Acerra che rendono lo spettacolo della morte per la vita, il sacrificio del nostro Signore Gesù. Vediamo, sembra che stanno per partire, sì, eccolo. No, eccolo, 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 dovrebbe cadere qui. Eccolo. No. Non ci sono parole, eh? Non ci sono parole. Non ci sono parole. Grazie. Una signorina mi ha dato una mano, una signorina, quanti anni hai? 8 anni, mi ha dato una mano a tenermi il posto qui a Piazza San Pietro. Metti tu a posto questo sgabellino lì dopo, io vado via. Grazie, come ti chiami? Beatrice. Come? Beatrice. Beatrice, grazie Beatrice. Oh, mo ve la inquadro pure. Ciao, grazie Beatrice. Prego. No, siediti, dopo lo posi. Grazie Beatrice. Ecco qua. Ecco, questo è il Gesù crocifisso. Gesù crocifisso. Eccolo. Sto cercando di darvi quante più immagini possibili. Anzi, adesso faccio una cosa, vado io incontro alla processione. Vado io incontro alla processione, così vi do altre visioni. Persone che passano davanti alle scene, una cosa giustamente normale, ecco. Ecco, una cosa normale. C'è la scena del seguirono Gesù, ecco la Madonna. Ve l'ho presentata ieri sera a Carmela Fatigati. Grande compostezza, questa è la Madonna. Ieri sera era emozionata per questo compito. Seguirono Gesù, sua madre e i discepoli, eccola. E qui Gesù deposto dalla croce, il Gesù che ci fa piangere,
piangere perché abbiamo una emotività che può appartenere alla tradizione, sì, ma un vero acerrano ha nel sangue questa musica, questo cullare. Si culla per la dispersione del peso di questa statua. E volevo ricordare che all'incirca 40-45 anni fa questo Gesù cullato aveva 3 materassi di marmo, era ancora più pesante, aveva un angioletto ai piedi che ahimè fu rubato e quindi si è arrivato a un solo cuscino, poi è stato restatuato 21 anni fa ed è ancora pesante e vedete questo barcollio per disperdere appunto il gran peso del Gesù cullato, eccolo, vediamo, andiamo incontro. Il prefetto di Napoli e Sua Eccellenza Monsignor Antonio Di Donna. Eccolo lì, Donnello Grimaldi. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Donnello Grimaldi. Sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Eccolo, eccolo. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Mettimi uno qua. Mettimela tu. Sì. Mi dispiace interrompere questo momento di preghiera, ma sono contento di dire che è venuto a trovarci, ha fatto un'improvvisata il prefetto di Napoli, dottor Michele Di Bari, che ha voluto partecipare come devoto a questa sana presentazione. Grazie a lei, dottore, la stampa, grazie, grazie di cuore. Grazie. Adesso vi porto nell'anima della emozione. Questa emozione è toccante. Forse questo gruppo è anche l'esegesi di quello che noi sentiamo, un'interrogazione della nostra introspezione. Questo è l'inno. Thank you.
questo è il racconto di una tradizione, è il racconto che da più di 120 anni porta per le strade della Cerra quello che sono le emozioni vere della Cerrano puro, perché la Cerrano ama particolarmente questo giorno passionale che ho prima in forma, come dire, diretta, abbiamo anche detto di fare un tipo di come dire, termini di paragone, quello di amare anche il nostro santo patrono che è San Cuono e Figlio. Sicuramente arriveremo anche a questa emozione che vi racconterò nel mese di maggio, perché San Cuono si festeggia il 29 di maggio per quanto riguarda l'onomastico, ma si festeggiava anche a settembre. Questa è la banda di musica diretta dal maestro Modestino De Chiara. Ci sono i maestri di Costanzo, Renella, Pulcrano, Basile, eccola. Siamo adesso al coro, ma io aspetto un poco, faccio 20 metri ancora più avanti per raccontarvi l'incontro con la Madonna. Madonna si guida da all'incirca 220 donne vestite di nero. Vi ho fatto vedere questa scena molto toccante, molto bella, del Gesù, questo tratto somatico che accarezza un po' la nostra anima, la nostra emozione. Vi faccio vedere quanto è bella la nostra Madonna. Oddio, spero di essere perdonato. Poi ognuno ha una sensibilità propria. Io non ho mai visto una Madonna più bella della Madonna addolorata di Acerra. E non me ne voglia la Madonna, mi consentite una battuta tra virgolette teatrale, noi abbiamo una Madonna con i tratti somatici che assomiglia a tutte le madri di Acerra, è bellissima e ve la faccio vedere tra poco, fra una quindicina di metri. In questo momento la processione è ferma, vedete è super pieno qua, anche perché, ripeto, noi attendiamo il buio, il calar della sera, per quanto riguarda anche la crocifissione che avverrà a Piazza Castello, sul monte tra virgolette del castello baronale. Io saluto tutti gli amici, tantissimi, dall'America, dall'Australia, Modena, Parma, Trieste, Lago di Garda, dalla Francia, Barcellona, dalla Grecia. Un saluto alla signora Bisiesto, Giovanna Bisiesto dalla Grecia, da Amsterdam. Ecco che passa la banda. Tocco di gran cassa perché devono prepararsi. Nello Pulcrano da Verona, un abbraccio. Ciao Nello. Questo è il gonfalone della città di Acerra. Ecco qua. Ecco la donna che noi amiamo, la donna a cui noi abbiamo speranza, abbiamo fede, che se ne dica, tra sentenze, terra dei fuochi,
figli che vanno via, bambini che muoiono, noi abbiamo speranza in lei, è lei che ci proteggerà, la nostra Maria Santissima Addolorata, la più bella che esiste. Secondo. Lei è Angela, Angela D'Onofrio, che l'anno scorso ha impersonato la Madonna e adesso dà un contributo a tutta la processione, fa parte della comunità del suffragio. Ecco questa bellissima Madonna. Eccola la Madonna. Quarta stazione, la negazione di Pietro. Il discepolo rinnega il maestro. Preghiamo per quanti soffrono nello spirito fisico e nello spirito. Padre, mi sembra diretta proprio il mio nome. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi il nostro, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Allora riprendo la linea, eccoci qua, c'è anche Peppe, riprendiamo la linea dall'interno delle vestite nere, no? Allora, noi adesso ci vediamo esattamente intorno alle ore 9. Abbiamo qualche ripresa in notturna, sì, sì. Corso Vittorio Emanuele per l'Osservatore Cerrano. Esatto, e poi faremo questa crocifissione. Spero di essere stati all'altezza di questo compito che ci con avete affidato. Con i modesti mezzi che abbiamo. Modestissimi mezzi che abbiamo, però abbiamo cercato di trasmettervi l'emozione giusta per chi sta lontano da questa meravigliosa, meravigliosa città, perché Acerra, ragazzi. La provincia di Alessandria. Già da Alessandria. Da Luisa Sapio. Luisa Sapio, perché questa città, che se ne dica, è bello, voglio, è bellissima. È bellissimo. A più tardi. Ok, a più tardi, ciao, a dopo. L'asciutto, cosa a te, sia carica carico burracca, non c'è di male.